You thought you had it all planned. A $1,000 suit. A precious jewel. A wonderful cocktail dress. Everything seemed perfect. It was meant to be the greatest night ever. But something was missing. You felt sleepy. Look at yourself. Do you feel cool now? Fantasmagorica cavalcata di canzoni di ieri, canzoni di oggi, canzoni di domani. Bentornati come tutte le domeniche Italian Pie alle ore 21, sempre su SiCento Web TV, www.cu.tv, al canale numero 32. Questa sera di fianco a me vedete già un losco figuro e possiamo già mostrarli tutti, perché un pochino la sorpresa direi che è svelata. Questa sera abbiamo con noi Iva Giva, che salutate, salutate, ciao, che nel territorio sicuramente sono molto 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 conosciuti, cerchiamo di farli conoscere anche in mondovisione, dato che siamo in rete e dato che ci possono vedere veramente dappertutto. Ma prima di farvi questa bella intervistina che durerà un paio d'orette, quindi preparatevi perché avrò un bel po' di domande per voi, io direi di sentirvi immediatamente, che ne dite? Dai! Appeso ad un filo, Vajiva, check it out! Time.
Eccoci tornati in diretta con i nostri amici Vagiva, di cui abbiamo appena sentito un estratto di un album. Di un album di Alibi. Di Alibi, uscito nel, sentiamo Sarabanda, gennaio 2012. Attenzione, sì, si sbilancia. 14. Pregherei di stare leggermente più attaccata al microfono, che così regoliamo meglio i volumi. Grazie mille. 14 gennaio 2012. Oh, che brava. Cioè, qui ha detto la prima cazzata. Sì, perché, sì, esatto. Perché ha preso un filo, non è in Alibi. No, l'Alibi. Mamma mia. Ha sbagliato totalmente. Aspetta, è preparatissima, io sembro... perché in realtà questo pezzo ancora non è in nessun album. E meno male che dovevo essere io a dover la cassa questa sera, eh. Vedi, e invece è lei che niente da fare. Ogni volta di essere proprio sul pezzo. Scherzone. Mi risponde qualcuno più preparato? No, Appeso a un filo è il singolo che anticipa l'uscita del prossimo album, di cui ancora non sappiamo nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, fedina penale. Però andremo presto a registrarlo in studio, ecco. Benissimo, previsto per, si sa un indicativo. Aspetta, aspetta, previsto quando noi entriamo in studio o quando uscirà l'album? Quando uscirà. Primavera 2014. Sì, così si è sbilanciato. Dai, ci sbilanciamo. Vai, fine primavera 2014. Primavera estate. Però di quella col giacchino di jeans. Esatto. Esatto. Quando esatto. Ancora c'è un po' di brezza. Vogliamo dare delle date? No. Io no. Quelle magari verso la fine diamo tutti i riferimenti con le date, dove vi possono trovare, se ci sono dei live, così. Per adesso scusate, aspetta che sono in diligenza, devo lo so, i mezzi tecnici, ragazzi, sono quelli che sono, purtroppo. Noi siamo dei poveracci, non siamo mica Radio DJ. Va tutto bene. Adesso. Se fossi Linus non starei a centro, ecco. Posso dirlo, non si offenderà nessuno, però penso che me ne ritornerei nella mia terra natia, a Milano, quindi la bella Milano, la soleggiata bella. Milano soleggiata. Comunque, lei quel che lei. Comunque Milano, però, è il gran Milano. Le Milan del Milano. Milano, dai. Vabbè, noi abbiamo suonato a Milano ai Navigli, alle Scimmie, è stato bellissimo. Infatti ha chiuso il locale. Infatti non è fallito. No, non è che, cos'è, portate anche un po' di sfiga? No, non è che fate chiudere anche la trasmissione adesso? Cioè, No. Abbiamo 7 mesi di onorata vedrai, carriera, breve ma intensa, vedrai, voglio dire. Sarà un periodo florido per la nostra trasmissione. Avete il costume quello del tipo di Bonolis, quello con i capelli lunghi e gli occhialini, quello che, lo iettatore, ecco, ti si addicerebbe. Grazie. Cioè, veramente, anche da Dio. Va bene. Allora, torniamo un attimino seri, vabbè che qua seri non lo si è quasi mai. Anche se devo dire che per i nostri telespettatori che ci stanno seguendo, tanto numerosi, perché abbiamo saputo che ci guardano veramente in tanti e mi fa piacere saperlo, soprattutto una folta schiera di musicisti, quindi abbiamo gente che insomma apprezza i prodotti che mandiamo, quindi ne mastica bene. E Italian Pie, per chi ancora non lo sapesse, per chi lo vedesse per la prima volta, si vuole rivolgere al pubblico che vuole scoprire dei prodotti indipendenti. Autoctoni. No, non solo autoctoni, ma proprio indipendenti, anche a larga scala, comunque, per poter conoscere qualcosa di nuovo, per non infognarsi, come sempre, nelle stesse 20-30 cose che ti mandano durante l'arco del giorno. I cliché italiani. Bravo, esatto, è lì che volevo andare a parare. Non sapevo fossi portiere, quindi. Dai, ce la faccio da portinaio? Ma porca miseria. No, volevi andare a parare. Quindi. Allora, noi vendiamo un batterista usato poco, molto bravo. Interessante. Vabbè, dai. Avanti. Show must go on. Ce la possiamo fare questa sera, penso, forse, non lo so. Non essere troppo. Allora, noi abbiamo appena sentito comunque un estratto, abbiamo detto, del prossimo album che uscirà un pochino. Chi l'ha ascoltato penso si possa fare un'idea, no? Per chi ancora ovviamente non vi conoscesse, di che cosa volete proporre. Voi che definizione date a quello che fate e soprattutto che cosa cercate di trasmettere con la vostra musica? Beh, io direi che lascio la parola alla più preparata Michela. In questo frangente. Prego. Cosa vogliamo trasmettere? Cosa vuol dire Vagiva intanto? Allora, Vagiva, esatto, in sanscrito significa rendere felici ed è quello che vogliamo trasmettere un po' ai nostri ascoltatori.
Quindi se dobbiamo parlare un attimo del prossimo album, di quello che sarà delle canzoni nostre scritte ultimamente, perché ne stiamo scrivendo veramente un sacco, l'unica definizione che mi viene in mente è rock pesissimo. Pesissimo. Andiamo proprio sul pesissimo, ci sbilanciamo. Abbiamo cambiato completamente le carte in tavola. Ma cos'è? Volete farmi concorrenza? Quello che fa hard rock qua sono io, ragazzi. Cioè. Ma non lo definirei hard rock, sinceramente. È più un rock, come ha detto lei, pesissimo. Perché siamo italiani. Esatto. Quindi dobbiamo. Un rock pesissimo mi piace molto come definizione del nostro genere. Inventare un'etichetta nuova. Un rock cartavetrante. Un rock. Bello. Beh, abbiamo un poeta. Il cartavetrante. Oh, Mans. Figa il cartavetrante. Come diciamo sempre noi, no? Voglio vedere se su Wikipedia un giorno o l'altro comparirà il neologismo cartavetrante. Ma sarebbe interessante. Usciamo da un album dai colori pop rock e ci metteremo in questo nuovo processo di stesura delle canzoni, decisamente più rock, rock un po' più pesante. Allora, io devo dire che per i miei gusti personali, ovviamente, non posso che applaudire alla scelta, perché è sicuramente... No, io ho sentito ovviamente il prodotto che avevate lanciato un paio d'anni fa, mi è piaciuto tantissimo, come è piaciuto tanto comunque un po' tutti quelli che conosciamo, perché abbiamo un sacco di amici comuni, per cui anche loro possono testimoniare che ho sempre apprezzato comunque il fatto che ci fosse un po' di tutto, veramente, sì. Perché si passava dalle ballate più melanconiche, se vogliamo, a pezzi decisamente più rock, più tirati, e sempre con un senso comunque. Ma questo deriva dal fatto che quando ci troviamo in studio a comporre le nostre canzoni viene fuori la personalità di noi cinque, che veniamo da cinque generi completamente differenti, molto diversi, e ognuno mette del suo durante le stesure delle canzoni, quindi probabilmente nell'ultimo periodo eravamo un po' tutti guasti. Sì, quindi... molto. Probabilmente sì, hai ragione, i processi creativi guastano sempre, incazzati neri, ne so qualcosa. No, la prova ci prendiamo a bastonate a volte, quindi so cosa vuol dire. Ma è giusto così, i fratelli litigano e poi fanno pace. Giusto bastonarsi, a sangue anche, ecco. Beh, lui mi ha preso la lettera, ma, ad esempio, vedi. Comunque bravo, faccio i complimenti alla regia che ha messo una base fighissima, Empty Wall, molto bella. Ma i nostri registi sono preparati, anzi non li ho ancora presentati questa sera, mi perdoneranno, abbiamo... Nico alla regia che si sta occupando dei cazzebuboli vari. E poi abbiamo il solito rompicoglioni Davide Manservisi. Figa Davide Manservisi, che oltre a occuparsi anche lui della regia, si sta occupando di tenerci i contatti con la gente da casa. 199 99 199. Ma mi è sfuggito il tuo nome. Tommy. Ah, Tommy, ok, Claudio. Allora, si possono dire le parolacce? Con limitazione, diciamo, perché ci hanno già cazziato qualche volta. Ah, ok, cazzo, allora va bene, abbiamo capito. Ok, ci hanno cazziato qualche volta. Ah, sì, abbiamo avuto un paio di puntate abbastanza pesanti, ma cerchiamo di dimenticarcene, perché altrimenti... Sì, con santi che piovevano dal cielo. Anche perché poi, sì? Quell'uomo lì che stava parlando adesso... Quale dei due? Quello a destra, quello, okay. Esatto. Quello gay. Esatto. Sì? Sì. No, che lo devo vendere alla miglior offerente, Cristo. Ah, in cerca. Allora, dicevamo che il nostro Davide Manservisi, sì? Si incazzerà parecchio dopo, perché è lui a editare poi le puntate che, lo ricordiamo, vanno sempre in replica su YouTube, sul nostro canale di CU. E dato che poi deve operare degli onerosi tagli, uh-huh, in caso di intemperanze, è meglio non fargli girare i maroni. Capito, però lo possiamo fare strippare facendo ma si può avere questa bevanda, questa bibita? Ma assolutamente sì, del nostro sponsor Tonino Lamborghini Energy Drink, ricordiamo sempre. Dammi la due, per favore. Bravi. Aspetta. Detto questo. Sì. Viva, salute, bevetene tutti. Ecco, un attimo. Tutto offerto dal nostro sponsor. Il nostro sponsor, sì, che è? Ce ne abbiamo tanti, ma dopo li ricorderemo tutti. Me lo apri, per favore. Ma porca miseria. Non c'ho l'unico. Dai, dammi a me. No, ma devo, ma io devo fare, cioè io devo fare di tutto in sto programma. Faccio l'autore, lo speaker, il portinaio.
cosa? Il portinaio. Occhio, Borgo. No, torniamo seri per un attimo. Grazie. Ottimo, No, se no non esco più vivo questa sera. Volevo chiedervi. Diciamo che voi siete in giro, insomma, da un bel po' di tempo. Con qualche cambio di lineup, sappiamo. Due. Me ne ricordo una in particolare, ad esempio. Bene. Giusto? Sì. Me la dovrei ricordare piuttosto bene. Ah, sì. No, cosa? Perché è un discorso tra noi due dell'epoca, sì, che sì. Si dovrebbe ricordare. Sì, sì, sì. Esatto. Con qualche spritz in circolo di troppo. No, no. Quando mai? Io e te, spritz? Aperitivo? No. Mai fatti. No. Non mi ricordo niente. Lei astemia? Tantissimo. Anch'io. Dicevamo che però una tappa sicuramente importante del vostro cammino è stata quella giornata che credo per voi rimarrà un pochino anche indelebile, no? Quando mi ha conosciuta. Quella data, ma a parte quello, sì, che ci stiamo maledicendo tutti un pochino, però vediamo se vi ricorda qualcosa. 20 luglio 2010. Ho preso ferie quel giorno lì. Non ne dubito affatto, perché quel giorno lì dov'è che eravate? A letto. No, eravamo, lo dico io. Sì, no, tu, parla tu perché lui. Parlo io. No, eravamo allo stadio Euganeo. Che ricordiamo, Padova. Yes. Padova. Io ho detto a letto per un motivo, che era un sogno. Sono stato poetico. Poesia, ragazzi. Oddio, no, diciamo, non ne usciamo più. Diciamo che la poesia. Abbiamo avuto la fortuna di aprire il concerto di Luciano Ligabue. Yes. Dello zio Luciano, come amiamo chiamarlo in confidenza, esatto. davanti alla bellezza di 45.000 persone, sì, che sì, non esatto. Sono proprio pochine, pochine. No. Quelle due o tre personcine, esatto. Sì, due amici, sì, due spritz, come dicevamo prima, così in compagnia, no? Amici, parenti, no? Una cosa. Una di quelle giornate che vorresti rimandare in loop. Molto in loop. Immagino. Ci camminano i nostri amici musicisti che ne masticano. Oh, qui sentiamo in sottofondo It's the Darkness. Ah, no? Ricordiamo che i nostri colleghi di Sunday Rocking Sunday questa sera sono all'Estragon. Sono all'Estragon. Proprio a godersi, alla facciaccia nostra che siamo qua in studio, a godersi il concerto dei The Darkness. Gran live, signori. Beati loro, ci saranno dato volentieri. Sono Giovanni subito. Però come diceva qualcuno di una famosa serie televisiva, fatemi lavorare, voglio dire, no? Ho avuto l'opportunità di vedere il Heineken Jammin Festival a Imola. Meravigliosi. Tanta roba, Prima dei Metallica. Ero andato anche a vedere i Metallica Heineken Jammin Festival. Esatto. Però un'altra edizione, credo. Può essere. Io andai quell'anno con i Darkness. Ecco. Ma il bassista è tornato? Sì, è tornato. Sì. Era quello che se n'era. Ma noi abbiamo un contatto diretto con il pubblico questa sera? Assolutamente sì. C'è il nostro Davide Manservisi. Che dopo, se avremo delle domande, delle question. Noi abbiamo una domanda. Noi abbiamo una domanda e stiamo litigando pesantemente prima in macchina, visto che si parla di band famose, e volevamo sapere se si dice Nickelback o Nickelback. Qualcuno ce lo scriva gentilmente perché siamo veramente interessati. Ti potrei rispondere io se vuoi. No, altrimenti vale. Lo lascio dal pubblico. Lascio al pubblico. Rispondete numerosi. Ma adesso ci godiamo invece proprio Luciano Ligabue dal tour del 2010. Quindi vi dovrà ricordare qualcosa con un colpo all'anima. Bella. Check it out. Yeah. Luciano Ligabue, che avete visto molto 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 da vicino. Stava meglio con i capelli lunghi. Decisamente sì. Lo fa più vecchio. Anche tu, Bord. Stava meglio con i capelli lunghi. Ah, vabbè, dai. Me li sono dovuti tagliare perché erano stralunghi, basta. Senti questo accento ferrarese che è venuto fuori. Maia. Come diciamo sempre noi, maia la fadiga. Dicevamo. Diciamo. I nostri ospiti solitamente che intervengono alla nostra trasmissione cerchiamo un attimino di interrogarli su sulla direzione. Io come argomento piacere ho l'Umbria. E perché non passa dalle finestre? Perché altrimenti la voglia di defenestrarlo vi giuro che ci sarebbe. Cioè, cosa è passato? Un quarto d'ora di trasmissione, ho già voglia di sbattere fuori la finestra. Ma che grave, eh? Lo fa. Mi è successo poche volte. No, ma noi siamo. Mi è successo molto poche volte. Noi ci divertiamo con i DJ. Quando facciamo interviste radio, gli cambiamo i nomi, li facciamo tribolare. È più bello così, no? È più bello. Beh, dai. Ok, vai. Non sono ancora abituato. Adesso ci prendo un attimino. Non ti interrompiamo più, promesso. No, vai tranquillo. Tanto poi comincio a rispondere per le rime quando prendo un attimino il giro. No, dicevamo,
tornando di meno seri, cerchiamo di interrogare i nostri ospiti sulla direzione che sta prendendo un pochino la musica indipendente, mainstream, comunque quello che ascolta il pubblico, no? Che cosa vorrebbe il pubblico e che cosa invece dovremmo mandare noi, come anche piacerebbe a me, le altre emittenti, sia radiofoniche che televisive. Perché abbiamo notato che non sempre le due cose collimano. Cioè, non sempre il gusto del pubblico e invece quello che i media passano va a coincidere. La nostra trasmissione è nata un pochino su questa dicotomia, no? E cerchiamo un attimino di vedere anche tramite voi come vedete il panorama musicale e quello dei media. Non lo so, sto pensando, capito? Ad esempio, voi del panorama musicale italiano, quello che vivete fondamentalmente, in generale, cosa ne pensate? Come vedete quello che sta uscendo adesso rispetto al passato? Che cosa vorreste sentire anche un domani, di più o di meno rispetto a quello che c'è adesso? Si parla di mainstream, io vorrei più rock, possibilmente. E questa sarebbe già una bellissima cosa. Ma come diceva il... rock. Il rock. Oddio. Io intanto vorrei sentire più roba italiana, perché oramai è tutto straniero, quindi... Anche. Più roba italiana che magari non derivi solo ed esclusivamente dai talent, ma questo è un discorso già sentito, trasentito e rigirato. Cioè, anche i talent sono da cancellare, perché però dire, solo io... quelli girati, ripresi e... Esatto, no, ma è un discorso che abbiamo affrontato molto spesso anche noi, effettivamente. Beh, normale, per cercare. Sei in Italia, sei in Italia, sei famoso, hai fatto un talent. Sì, scusami, fondamentalmente sì. Perché non è che bisogna demonizzarli poi. No, ma... io per primo con piacere. Ma nemmeno noi, ma anch'io li guardo, tra l'altro. Però, diceva Michela, giustamente, io penso anche io che non può essere visto come l'unico modo per far emergere dei talenti, fondamentalmente. Italiani, non specifichiamo. La cosa triste, anche parlando dei talent, è che tipo Chiara Galliazzo, quella che ha vinto X Factor, adesso è costretta a fare gli spot della team. Fa tutto fuorché fare la cantante. Vero. Quindi ha anche un po' rotto Io ne apprezzo il lato artistico, quantomeno, però sì... Io li ho sempre paragonati un po' a scatoloni vuoti, preparati e messi in vendita. Fine. Sì, a volte hai capito, sì, magari gli manca la gavetta. Sì, alcuni ce l'hanno anche la gavetta. Beh, ti faccio un esempio, piccola parentesi, io sono amico di uno dei concorrenti della penultima edizione di X Factor, il carissimo amico Morgan X. Dai! Assolutamente, yeah. Che adesso deve uscire, ma... che ha cantato anche qua a 100... Assolutamente sì, a settembre centese. Sì. E adesso sta uscendo, è stato un po' in silenzio dopo il singolo che fece uscire dal successo di X Factor, praticamente. Esattamente. Adesso invece sta facendo un progetto completamente nuovo con altri collaboratori. Si è messo in pausa per un pochino per risistemare un attimino le idee. Lui della gavetta, quello che gli piace, esattamente, non quello che gli impongono. Esattamente. E lui di gavetta dietro, e lo so perché lui cantava anni fa con mia morosa, tra l'altro. Quindi, anzi, salutiamo la DM Crew. Ciao DM Crew. E vai. La vecchia DM. Vero? Ciao Miriam. E insomma, scusate, messaggi personali. Allora, ciao Gia, ciao Elena. Sì, ciao, tienimi qualcosa in caldo. Che poi se passo per di là, posso spizzicare qualcosa. No, nel polpettone arrivo. No, dicevamo insomma che non può essere comunque l'unico modo di emergere. Voi, ad esempio, venite da una storia completamente diversa. Da parte mia, più apprezzabile sicuramente, cioè vi siete fatti un mazzo così per però promuovere. Non siamo emersi. Beh, direi che galleggiamo. Il galleggiamento c'è, però. Abbiamo vibrazioni. Ma galleggiamo come degli stronzi. Non si può dire stronzi, però. Non sa. Neanche galleggiamo, non puoi dire. Mi sta venendo caldo, cioè vi giuro, mi però sta venendo caldo. Questa è una imboccata, ragazzi. Vabbè, gliel'ho messa su un piatto d'argento, devo stare attento a tutto quello che dico. E già devo centellinare le pensa che c'hai qua per due ore.
Io non esco vivo questa sera, l'ho detto. Lo ripeto. No, quali sono le differenze che voi vedete e che io ho notato? Vi chiedo se l'avete notato anche voi, insomma. Tra le proposte che si sentono nel panorama fondamentalmente indie, quello che c'è nel sottobosco alla fine della musica, quella che si sente nei locali, con molte band veramente valide, il nostro territorio ne propone tante. E invece quel che i media appunto offrono tutti i giorni all'ascoltatore medio. Io dico che c'è tanta carne che l'ascoltatore non ha mai assaggiato, perché abbiamo un underground veramente polposo di band che spaccano e sì. Purtroppo... I media, se vogliamo fare i fighi, passano solo quello che esce da talent, amici e cicco. Ma se si buttasse veramente il faro sul vario underground che ci sono, le varie realtà di band, raga, ce n'è da ascoltare. Ce n'è veramente tanto. C'è poi anche da dire che anche come ascolta l'ascoltatore è cambiato. Cioè, sì. Nel senso, la musica sì. Ormai è diventato un background. Cioè, non è più come una volta che compravi il disco, lo ascoltavi, lo riascoltavi. Esattamente. Quando booklet. Avevi solo quel modo per esatto. Fruire di musica, tra l'altro. Perché adesso, alla fine noi 20.000 lire ci andavamo a comprare il CD o la cassettina. Che ne so, delle Zeppelin, dei Queen, di chi altro, e ne prendevamo una che consumavamo a forza di ascoltarci, perché poi non se ne potevamo permettere neanche un'altra per 2 o 3 mesi. Con i download, ormai sembra discografia su discografia, sembra, ti rimango lì sull'hard disk e neanche li sembra quasi che la gente sia pigra e che aspetti che siano i media a dirgli cosa è bello che cosa ascoltare. Ma non prendertelo esatto. Con me, però. No, io non te la prendo con me, parlo del people, no, della gente, del della, people, della massa fondamentalmente. Della massa. Sì, insomma... aspettano che sia qualcun altro a decidere per loro che cosa ascoltare, cioè vuol dire passi sul 105, allora è figo. Allora è figo per forza, perché allora passa sul 105, non il contrario. Passi sul 105 perché sei figo. No, esattamente sei l'opposto. Cioè l'imposizione fondamentalmente del gusto. Il gusto si impone. È quello che diciamo più o meno sempre noi, vedo che ci troviamo su questa posizione che credo, spero che il nostro pubblico riesca a recepire sempre di più. Quello che diciamo sempre noi è, ragazzi, non ascoltate passivamente, fate una ricerca di quello che più vi può piacere, anche attraverso la conoscenza di amici, parenti, amici musicisti, cioè non snobbate quello che vi possono regalare in termini di fruizione, perché può cambiarvi la vita. Non siate pigri. Esatto, siate non siate affamati, pigri. Per citare Steve Jobs, che sicuramente esatto. ci vedeva parecchio sì. Lungo. Che dite? Ci ascoltiamo ancora qualcosa di vostro? Sì. Che io direi che è il momento. Direi di ascoltare un altro bel pezzo. A me è piaciuto veramente tanto, tanto, tanto. Infatti se l'ho messo in scaletta un motivo. Lo so qual è. Ci sarà? Lo sai? Sciacallo. No. Ma hai sbagliato. Hai sbagliato. Oh, stasera non ne azzecchi no, una. Non ne azzecchi una. Normalmente, Dio. Tranquillo. Ah, no, invece mandiamo. Mai. Check it out. Distinguere quello che vuoi da te, spremere secondi, ore, giorni, mesi senza dare un senso ai tuoi perché. Tutto per paura di uno sguardo che ti fissa e dice lascia perdere. Vorrei prendere il volo. Una sola volta, più
bene torto senza farmi scegliere. Ora io partirò. Voglio prendere il volo, così come tu non mi hai permesso mai. Sopra in alto nel cielo, così che mi vada bene caso mai. Mai un attimo in cui crederai. Una sola volta nei sogni miei. Sì, ci siamo. No, mi accodavo al, al rasghino, no? Bello. Parlavamo di media. Parlavamo di media. È un argomento, insomma, che nella nostra trasmissione è sempre stato un po' controverso, proprio un po' per i motivi che dicevamo poc'anzi, diciamo, no? Ci siamo resi conto, comunque, che appunto che TV e radio spacciano solamente le stesse proposte, sempre a rotazione continua, per quei 5-6 mesi, fino a quando poi non ti arriva un prodotto che va più di moda ancora in quel dato periodo e alla fine ci troviamo davanti a produzioni tutte uguali fondamentalmente. Cioè, non so se ci siamo accorti che... tutto quello che sta uscendo fondamentalmente dai canali tematici, ma anche dalle radio, dalle TV generaliste, fondamentalmente è tutto uniformato a livello di suono, produzione, voci che sembrano fondamentalmente tutte uguali, strumenti che sono tutti settati allo stesso modo, chitarre sempre molto in background invece di apparire come uno strumento un po'... diciamo che ci importante. Sono... Cioè, sento veramente un'uniformità di suoni e di caratteristiche che è imbarazzante in certi casi. Alla base di tutto ciò c'è un minimo di vincolo per quanto riguarda il panorama, almeno italiano, se vuoi. Sì, uscire. Sì, io parlo dell'Italia, sì, sì. In questo caso. Se vuoi caso. Uscire in un certo, diciamo, contesto, in un certo mercato, vuoi attingere a quel mercato lì, devi uniformarti con piccole regole di stesura, sia della canzone, quindi con uno schema di... e anche di suoni, più o meno. Quindi c'è una sorta di linea guida, però sta molto nell'artista, cioè nel scegliere la sua, per il chitarrista il suo suono, il batterista il suo suono, poi sta nella personalizzazione. È chiaro che se un media come 105 RTL passa un certo target, gli altri dicono... Si accodano. Allora, se quello è quello che passa, allora noi accodiamoci e cerchiamo di fare un prodotto arrangiato e studiato in maniera che poi quello che lo passa lo scelga. Non funziona così, però comunque sì, la tendenza è quella. No, esattamente. Cioè, il cortocircuito che vedo io è uno. Io che sono appassionato, insomma,
del decennio riguardante gli anni 70 fondamentalmente, dove c'era uno studio di caratteristiche, di suoni, di un'innovazione molto particolare in tutto il range musicale, non solamente nel genere proposto, ma anche proprio nella sperimentazione di suoni, produzioni. C'erano i primi sintetizzatori analogici che cominciavano a venire fuori, i primi suoni elettronici, piuttosto che l'utilizzo del theremin, del vocoder. Cioè c'erano effettivamente, faccio delle estremizzazioni, c'era gente che, no? sperimentava qualcosa di nuovo. Io oggi di questa cosa qua non ne vedo più traccia da almeno credo 20 anni. Io l'ultima innovazione a livello musicale l'ho vista fondamentalmente negli anni 90, penso. Forse anche un po' perché ormai, cioè, difficile trovare qualcosa di nuovo. Penso che nella, l'unica cosa, io non sono un fan del genere, però penso che la dubstep ultimamente sia l'unica cosa leggermente più fuori dalle righe, che ha trovato dei suoni nuovi. Posso concordare, è vero. Però difficile, molto, molto difficile trovare qualcosa che non sia già stato fatto da qualcuno. Scusa, 3-4 puoi ripetermi che cosa? La dubstep? La dubstep è una birra che la famosa dub, esatto, no? Dammi una dub. Drum and bass. Esatto. Drum and bass. Sì, vi faccio sentire qualcosa a livello di è che il nostro amico di dubstep ne sa. Questo qua è Skrillex, è uno dei massimi esperti di dubstep. Senti, Miki, lo facciamo per te, eh? Cerca di stare attento. Allarghiamo le tue conoscenze musicali. Come vedi, siamo utili in qualche modo, no? Questi groove, questi beat. Sincopato così. No, effettivamente qui c'è della ricerca comunque di un qualcosa anche di abbastanza particolare. Qui c'è un ragazzo che ha aperto il manuale del sintetizzatore, finalmente ne ha aperto uno e ha studiato come funziona tutti quei maledetti tastini che cazzo servono. Cosa che negli altri ambienti non si fa più ormai da una vita, penso. Sì, ma un po' a butto, capito? Cioè, sai un altro genere dove ancora c'è della sperimentazione? Dimmi. Però nell'ambiente molto alternative, in questo caso, nell'industrial. Ecco, io non seguendo moltissimo quello che non è fatto con strumenti. Nell'industrial? Beh, l'industrial in realtà si compone... Passiamo un po' di... Italian Pie Educational, solo per voi questa sera. Industrial. L'industrial fondamentalmente si fonde sia di musica elettronica, quindi abbiamo batterie elettroniche, abbiamo sintetizzatori, tastiere, ma abbiamo anche molti strumenti analogici che si vanno a fondere, un po' in un genere molto alternativo che prende spunto da alcune cose fatte negli anni 70 sicuramente, Frank Zappa su tutti per dire, o Captain Beefheart, ok? Però con sonorità ancora più elettroniche, più sperimentali. E adesso, tipo? No, perché adesso... Sull'industrial non lo so, ma sulla dubstep sono sicuro che c'è stata una grande fit tra Skrillex e i Korn, che hanno fatto un discreto pezzo assieme. Adesso non mi ricordo, ti ricordi il nome tu? Vabbè, e comunque se cercate Skrillex e Korn assieme hanno fatto una featuring che non è male. Sull'industrial non mi espongo perché non so neanche che cos'è. ti passerò un link così ti fai una cultura sull'industrial. Passami un torrent che non si può dire, si fa ma non si dice. Ma bevete un goccio di... Beviamo di Tonino Lamborghini Energy Drink, il nostro sponsor, il nostro partner. Direi che dopo questo smarchettamento di torrent possiamo passare. Dobbiamo fare anche il disco nuovo, quindi sappi che sì, ecco, se volete sponsorizzare il disco dei Fagiva sapete dove trovarci. Ti facciamo anche come Mili Crash, che le chiamo tutto. Signor Lamborghini, mi raccomando, vorrei anche una percentuale dovesse accadere, grazie, molto gentile, dato che io lavoro per la gloria. Non chiedetemi chi è gloria perché è lo sapevo io. Per la gloria è il mito. Lo sapevo io. C'è la gloria che c'ha una mito? No. Sì. Ok. È quella famosa gloria. Gloria. No? Gloria, gloria. Manchi tu nell'aria. Quella. Basta. Okay. Lanciate il vostro pezzo. A cui volevate fare una piccola prefazione, mi sembra, no? È vero. Facciamo i seri. È abbastanza importante. Facciamo i seri perché credo che l'argomento sia. È stato un altro 20 importante nella nostra carriera. È vero. Sì. C'è stato un altro 20 importante. Che è stato il 20 maggio. Erano le 4:04 del mattino. E chi se lo dimentica? Qua in Emilia. E come ormai sapete benissimo tutti, sapete cosa è successo. E nelle settimane subito dopo quello che è successo il 20,
ci siamo guardati un po' in faccia e abbiamo detto qualcosa dobbiamo fare, perché non possiamo rimanere fermi a guardare quello che, che sta succedendo. Quindi abbiamo deciso di prendere una delle nostre canzoni contenute nel disco Alibi, che guarda caso sembrava scritta proprio apposta, cadeva proprio a fagiolo. E abbiamo deciso di regalare tutti gli introiti che vengono da quella canzone lì, creando un progetto che si chiama Ogni Attimo, come titolo della canzone, per l'Emilia. Abbiamo fatto questo progetto, questa raccolta fondi, a tutti i nostri live, le interviste radio, insomma, ovunque abbiamo siamo potuti essere, andare. E tutto quello che abbiamo raccolto lo doneremo fra qualche settimana, che chiuderemo finalmente questo progetto, alla scuola elementare Elvira Castelfranchi di Finale Emilia, che è stata distrutta praticamente dal sisma. Quindi per noi è un onore riuscire a chiudere, a concludere questo progetto, a raccogliere, aver raccolto i fondi e a donarli finalmente ai bambini che hanno bisogno di studiare della loro scuola. E quindi speriamo, vi teniamo aggiornati, adesso fra qualche settimana chiudiamo. Assolutamente sì, fateci sapere come va, perché lo diremo tranquillamente. Non daremo i soldi, andremo proprio a comprare l'attrezzatura. Che è la cosa migliore. Che è la cosa migliore. Noi proprio ci prendiamo l'acqua, ovviamente siamo già d'accordo con le autorità. Con l'istituzione, certamente. E andiamo a comprare tutto il materiale che gli serve. Che anche perché quando dei soldi chissà mai dove vanno mai a finire. Sì, è sempre un problema quando parli di soldi, quindi noi abbiamo preferito proprio comprargli la roba. Comunque un'altra cosa bellissima è che anche adesso questo pezzo è accompagnato da un videoclip, una sorta di video documentario, anche il regista, che è Stefano Bertelli, cioè si è prestato uno dei massimi esponenti gratuitamente per il progetto, quindi non ha voluto nessun tipo di compenso. Gli fa onore il nostro editore. Ringraziamo appunto tutti quelli che ci hanno appoggiato. Bertelli, senza... Paolo Verlanti, il nostro editore per Classe 1 Edizioni, insomma, Renato Droghetti, tutti quelli che hanno lavorato per questo progetto, che l'hanno fatto gratuitamente. E quindi ci tengo a ringraziarli tutti di cuore, veramente. No, lo ringraziamo anche noi, perché sicuramente è un evento che ha toccato comunque tutti quelli presenti in questo studio, quindi penso che il ringraziamento soprattutto da parte nostra sia assolutamente d'obbligo, perché siamo tutti molto sensibili comunque all'argomento. Io direi di andarselo a vedere e a sentire. Volentieri. Che ne dite? Check it out. Pensi alla tua vita, ti disperi, dici che non è possibile. E ogni attimo ti giudichi e rimproveri, ti ostini a replicare che sei l'unico, ma ogni attimo.
bellissimo pezzo veramente, e soprattutto per uno scopo molto nobile. Torniamo a parlare di argomenti più prosaici, meno stringenti, che poi vedere queste scene mi tornano in mente certi momenti, insomma, che ogni tanto, adesso ve ne dico una settimana fa, mia fidanzata di fianco a me mi dà degli scossoni alle spalle, no? Mentre dormivate? Sì, perché praticamente stavo urlando nel sonno. Stavo sognando, dopo un anno mi sono sognato di essere in mezzo a... Non ti ha aiutato però facendo così. No, decisamente no. Ho aperto gli occhi e... Amo, cosa c'è? Ma sono... Vivo. No, non si muove niente? No, a parte te che mi scrolli naturalmente. No, è insomma difficile anche da dimenticare. Ci ridi un po' sopra adesso, ma comunque... Ma adesso bello, un pochino sì, voglio dire, perché adesso stiamo tutti un pochino meglio. Ma basta un temporale, che senti il tuono in lontananza, che ti ricorda il rimbombo del terremoto. No, a me quello no. Qualcuno che conosco invece è molto più sensibile alla cosa. Quello penso che sia unico. Come? Quello penso che sia unico come rombo. Non ho mai sentito un altro simile. No, è vero. Lo riconoscerei subito. Me lo ricordo ancora talmente bene che... Sai cosa? È bello vedere, come abbiamo detto, cambiamo argomento. Sì, ma infatti dicevamo cambiamo argomento. Torniamo un attimino a una considerazione che facevamo prima, no? Quando ti dicevo... dicevi con me? Sì, quando dicevo con te... Che ai tempi ci prendevamo le nostre 20.000 lire o 15 esatto. euro, quel che vuoi, in qualsiasi valuta tu voglia. Franco. Anche svizzero, perché in Francia non ce l'hanno. Tu scherzi, sì, io ho preso in marchi un CD degli Alice in Chains, per dirti. Ho preso contro il microfono. Io in rupie l'ho comprato, quindi. Io comprai dei CD invece in Repubblica Ceca. In sesterzi. Corone. E non le birre. Perché non possiamo fare pubblicità. Questa era troppo facile. Esatto. Vai. No, parlavamo insomma di media. Una volta quello era il sistema per approvvigionarsi di musica, fondamentalmente. Avevamo quello, la radio, DJ Television su Italia 1 quando avevo 6 anni. MTV che era ancora MTV. MTV che... noi in Italia non avevamo MTV, avevamo Video Music. Che era un'altra roba. Mi ricordo Segnali di Fumo. Dove facevano grandissimo o Sgrang? No, Sgrang era già su MTV? Non mi ricordo. Non me lo ricordo al momento. Però Sgrang era il programma di metal al tipo le 2 di notte. Sì. Adesso non mi ricordo sul canale, era il programma, me lo ricordo bene invece. Oggi invece, ecco, noi parliamo di cose comunque che ci davano la possibilità seriamente, anche perché erano talmente poche, che veramente facevano uscire il buono che veniva dal sottobosco della sì. musica, della buona musica. Più rispetto, tra virgolette, e più competenza live. Anche. Live anche. Sì, tantissimo, ne mandava, lo stesso Video Music ne mandava tantissimi, mi ricordo. In esclusiva, tra l'altro, che non era poco. Sì, anche su Italia 1 c'era... Sì. Il programma, miseria, On Air... Non me lo ricordo. Vabbè, sì, c'erano un paio di programmi che si occupavano di queste cose. E Tarattattà anche sulla Rai. Su Rai 2, esatto. Pop of the Pop. Elio e le Storie Tese e Santana. Cioè, sì, Santana, me lo ricordo bene. Oggi, invece, fondamentalmente, di questo non c'è più traccia. Noi cos'è che abbiamo oggi, fondamentalmente, per usufruire, per approvvigionarci di musica, come dico io? La rete. Fondamentalmente, oggi tutto lo si trova in rete. Il problema, secondo me, ma anche secondo molti degli ascoltatori e degli ospiti che abbiamo intervistato in questi lunghi mesi, ci siamo tutti trovati un pochino d'accordo su un punto. È un mezzo che offre possibilità veramente inimmaginabili per l'epoca, perché possiamo fruire veramente di musica a 360 gradi in una maniera pazzesca, dal prodotto più indipendente possibile fino al mainstream di fascia veramente altissima. Però c'è anche un pochino il rovescio della medaglia. In mezzo a tutta questa quantità di roba, la qualità? C'è Truce Baldassi. Ecco, volevo arrivare lì, cioè, ad esempio, potrei buttarmi giù dalla finestra. No, che poi se chiediamo a qualcuno online ci potrebbe anche dire qualche prodotto ancora più meglio. Meglio, non so se dire meglio, esatto. Trash, quindi trash. Molto trash.
Ma no, effettivamente la qualità in mezzo a tutto questo marasma di roba, dove la troviamo? Ma perché quando tutti possono fare tutto, a quel punto prendi quello che trovi. È lì il punto. Se basta un microfono e un computer per registrare un disco, a quel punto va bene tutto, cani e porci, non ha più un senso, capito, questa cosa qua. Allora, esatto. La rete ha proprio svincolato, sdoganato questa cosa qua. Hai un PC, hai un microfono, canti e vai su YouTube e fai milioni di visualizzazioni anche se sei un cane, ma anzi le fai se sei un cane. Le fai se sei un cane, esatto, perché poi la gente va a vedersi magari il tipo che stona volutamente o meno davanti a una webcam, piuttosto che andarsi a cercare invece prodotti che potrebbero essere chi non ha mai cercato la peggior cover band. mi hai preceduto The Final Countdown. Mamma mia. Lo sapevo che c'eri finito in mezzo, è qualcosa di epico, ma a me piace quel band. Ci saranno tutti a cercare The Final Countdown, andate su YouTube e cercate la peggior cover band, quella di The Final. Però ne ho trovata anche un'altra che suonavano i Pink Floyd. Sì, anche noi l'abbiamo visto. Comfortably Numb. Quello per andare. Sì, quella è anche lì si parla di livelli altissimi. Allora, non avete capito. Cioè, il livello artistico loro è che il mondo non è ancora pronto per questa cosa. Sono talmente avanti che si sono doppiati da soli. Probabilmente stavano suonando su un sistema diverso di frequenze. Per esatto. Cui loro, nel loro sistema di riferimento, sentivano tutto. Come Jacopo Pastorius, praticamente, che suonava su spartiti che non erano ancora stati inventati fondamentalmente. Loro hanno un'accordatura. È la scala cromatica che non è esattamente quella che su cui Richard ragioniamo. Suonava in sol aperto, loro suonano in fa schifo minore. Capito? Esatto. Quindi... abbiamo perso il presentatore perché sta molto ridendo, quindi adesso ci pensiamo noi a condurre il programma. Quindi Bord, ma dimmi. Parlavamo dei media. Cos'è che ho fatto qualche giorno fa con Sex and the Sound? Scusate, ciao ragazzi, buona serata. È stato bello. Oh. Allora rimaniamo qua, io e il Pes, che è il batterista di Vagiva, ricordiamocelo. No, è tornato. Sono tornato perché senza di me sta baracca qua non può andare avanti. Ok. Grazie Paolo per essere con noi. Porca miseria. Ecco, mi stanno mandando Comfortably Numb, quella bella però. Quella bella. Grazie. Bella. Oh. Altra un po'. Ma sentono questo fuori? Oh. Assolutamente sì. E facciamo sentire un po' di buona musica. Posso dirlo? E che cazzo! 5 secondi posso di dire. Silenzio. Dai, basta così. Basta. Un po' basta. Mi dava un po' di ok, perché sennò dicono che non faccio il mio lavoro professionalmente. Vabbè, dove eravamo rimasti? Ho perso il filo. No, trovandoci di tutto, esatto, le proposte di qualità non rischiano di essere veramente o troppo poche rispetto a quelle di qualità pessima invece che sono la maggior parte, e soprattutto per trovarle, perché con tutta la marea di roba, trovare anche mettendoci di buona volontà a cercare. Stiamo parlando inutilmente. Perché molti dei nostri telespettatori in questo momento stanno ascoltando la cover. Noi non ci stanno più cagando. Hanno messo in pausa il player. No, loro in questo momento stanno ascoltando. No, è vero. Cioè, è complicato. Sì. Quindi? Continua con l'esegesi di questa... No, ma fatto che ci fa domande difficilissime stasera, no? Capito? Cioè, non è che... Io le faccio sempre le domande difficilissime. In un orecchio hai Pink Floyd, nell'altro hai lui che ti chiede le cose... No, ma il fatto è che... No, sono domande giustissime, ma sai, servirebbero altro che 2 ore per poter rispondere. Se facciamo 2 ore di trasmissione, un motivo c'è. È vero. E noi che eravamo preoccupati. Però, sì... Però ti devo dire, anche adesso c'è questo software Spotify. Sì. Sai, questi softwareini aiutano un po', perché in qualche modo se tu ascolti il tale artista, quindi rispetto anche ai tuoi gusti, ti suggerisce magari l'artista più simile. Ti può piacere questa canzone in qualche modo. Ecco, dovendo dire, adesso c'è internet, non c'è più il disco, ok, quello è un compromesso che secondo me è buono. Esatto, un pochino effettivamente il sistema di fruizione anche da questo punto di vista sta leggermente, esatto, cioè no, i software stanno migliorando da questo punto di vista, cioè, probabilmente. Dite, cosa ne pensate? Ah, io sono d'accordo con te perché fondamentalmente lo uso tanto, ascolto una band che mi piace, lui mi linka,
qualcosa di simile a quello che stavo ascoltando. Esatto. Quindi fondamentalmente è utile, sì, mi piace. Però fondamentalmente, adesso lo chiedo anche a voi, perché comunque voi fate comunque un largo uso di mezzi anche tecnologici in rete per comunque arrivare agli ascoltatori, no? Io fondamentalmente, vabbè, vi ho cercati, vi ho trovati, ma vi conoscevo, ok? Ho avuto poche difficoltà poi a sentire quello che facevate. I nostri ascoltatori adesso sanno, magari lo sapevano anche prima, speriamo che lo sappia qualcuno di più, qualcuno in più ancora. Se qualcuno, cioè, qualcuno volesse cercare un prodotto come il vostro, no? Però non vi conosce, non conosce il nome ovviamente, mettetevi dall'altra parte e dite: come faccio? Ti sbatti, vecchio. Tipo è un millino. Vai su tipo Google, un po' di sforzo. Vai su Google, cioè, scrivi rock italiano e poi ti vengono fuori tutto, perché noi però band emergenti, band sì, galleggianti più che emergenti, perché ti vengono fuori anche tanti blog sull'argomento, quando lo fai, e lo so perché sono un assiduo frequentatore. No, e non è affatto facile, cioè, ripeto, no, avendo una quantità talmente vasta di prodotti, poi anche cercare quello che più ti si confà diventa veramente un secondo lavoro, perché se sei un fruitore di musica, ti piace ascoltarla, ti piace cercarla, diventa, io ad esempio ci divento matto a volte, perché mi piace, e questa trasmissione un pochino ne è la riprova, mi piace sempre ascoltare qualcosa di nuovo, scoprire delle cose nuove, anche cercare a casaccio dei prodotti che mi potrebbero piacere diventa lungo e difficile. Cioè, sì. Non è, il rischio di trovarmi per la maggior parte un 50% di schifezze buone me le ascolto tutti i santi giorni. No, è vero, è vero. Una volta avevi il tuo negozio sotto casa, il tuo spacciatore di musica, andavi, esatto, da lui e mi facevo, dicevi, anche consigliare, tra l'altro, piaccio Nirvana, poi prova a ascoltarti per Jam, capito? Gli diceva così. Adesso devi far da solo, perché quei negozietti, certo, lì sono chiusi. Ma solo io ascoltavo gli 883. Sì, solo tu. Ah, santo Dio, insegnagli qualcosa a sto ragazzo, piccolo, ne ha bisogno veramente. No, dai, però è comunque un patrimonio. Max Pezzali, cioè, chiunque le conosce anche se non le ha mai ascoltate. No, cioè, mi piace come, no, niente contro Max Pezzali. Tra l'altro mi sta pure simpatico, devo dire. Piace come usa gli accenti. Beh, sì, come spezza bene le parole. In discoteca. Com'è? Discoteca. Cos'è la discoteca? No, ma poi come spezza anche le parole, perché lui usa metà parola alla fine di un verso e la riprende all'inizio dell'altra, no? Come se fosse l'inizio di un'altra frase. È fantastico. È fantastico. Quando abbiamo gente come Samuele Bersani, che ha vinto il premio Tenco per la poesia, e non lo caga nessuno. Porca puttana. Tra l'altro. Vabbè. Tra l'altro, grande Samuele Bersani, tra l'altro, io lo adoro. Passiamo alle nostre proposte. Vi faccio io ascoltare qualcosina. Dai. Adesso vi smarchetto qualche proposta delle mie. Vi faccio conoscere una proposta che secondo me non si è sentita tanto nei canali convenzionali. E quindi, con me sfondereste una porta aperta, che sono un quiniano di quelli convinti. Quindi ho fatto parte per 6 anni di una band che fa per metà repertorio pezzi dei Queen, per dirti. Quindi mi ricordo l'anniversario, perché è il 24 novembre. Esattamente, ricordiamocelo che c'è da festeggiare qua. Mi prendo un'altra cassa e non ci pensiamo più. No, vi faccio sentire i Nanda Blues, che sono un power trio nato ai piedi delle Alpi, e precisamente ad Aosta, nel 2010, in seguito all'incontro di musicisti che condividevano l'amore per il blues, come il nome suggerisce naturalmente, e in particolare per le formazioni a tre, quindi per avevano la volontà di creare questo power trio, facendo riferimento al sound dello spirito di grandi band come ad esempio i Cream di Eric Clapton. Ah, caspita. E direi che, a parte che è un genere che a me piace tantissimo, ma loro direi che meritano. Io datemi, sono curioso di ascoltarli, perché stiamo scrivendo un pezzo blues anche noi. Quindi mi darete il vostro parere? Sì. Ce li ascoltiamo? Volentierissimo. Check it out, Nanda Blues, To Hell and Back for Children. Nanda Blues, To Hell and Back for Children. Questo è un bel bluesettone, cosa ne dite? Un bel rock blues, mi piace. Un bel blues aostano, proprio, yeah. Aostano e nostrano. Sì, mi è piaciuto, un cordon blues. Un bel cordon blues, esatto. In padella, servito bene, un bel impiattamento. Direi che sì, caldo, croccante. Facciamo anche Masterchef adesso, non ci pensiamo più. No. Va bene.
Vuoi che muoro? No. Vuoi che muoro? Voglio dire. Allora, togliamoci dal discorso dei media che abbiamo affrontato. Parliamo invece di cose pratiche. Ok. Difficoltà. Difficoltà che per dei musicisti che hanno intenzione comunque di percorrere una certa strada, ce ne sono veramente tante. E ne sappiamo un po' tutti qualcosa qua in mezzo. Sì. Voi che comunque avete fatto qualcosa, siete riusciti comunque a venire fuori un pochino dalla massa, vi siete fatti comunque riconoscere, siete saliti su qualche palco importante, no? Cosa vi senti? Con cosa vi siete scontrati in questi anni? Quali sono le difficoltà che avete trovato per riuscire a venire fuori? E come avete superato questi momenti di impasse? Diamo anche qualche consiglio, no, a chi ci ascolta da casa e che vorrebbe invece intraprendere forse una carriera musicale. Una delle cose più difficili non viene dall'esterno, ma viene dall'interno. È la costanza. È la costanza di sbatterci la testa proprio forever and ever. Quindi tutti. Suonare nei locali, che è sempre più difficile, per mettere via i soldini, per poter poi fare il video l'anno dopo, perché non puoi farne uno poi per due anni dopo non ti caga più nessuno. Esattamente. Quindi metti via i soldi per quello, vai, rifai il video, rifai, riprovaci, ok, no, allora l'altro, fai la canzone. Cioè, non è rompi facile, le palle al prossimo. Rompi le balle. Ok, quindi ecco. Puoi non farsi fregare dai personaggi che sono in giro, che ce ne sono. Le abbiamo conosciuti migliaia. Guarda, io penso che li abbiamo beccati tutti. Quasi tutti, ecco. Sì, abbiamo una calamita particolare. Sì, esatto. Ce ne salvano veramente pochi. Quelli che ci stanno tenendo dietro sono persone valide. Gli altri stati veramente tutti. Sì, tutti hanno promesso. Di cioccapiatti, come si suol dire da queste parti. Quelli no? ti possono far sciogliere il gruppo perché ti creano delle illusioni. Enormi, capito? E dopo ci rimane in malissimo. Esatto. Quindi sul tuo entusiasmo. Noi normalmente uno addirittura ci aveva proposto di dare ad ognuno di noi un personal trainer per andare in palestra e allenarsi in palestra, quindi ognuno di noi stipendiati singolarmente. E vabbè, ovviamente noi l'importante è praticamente noi adesso non crediamo a nessuno. Poi dopo se qualcuno ci dà allora ricambiamo tutto quello che possiamo, però certo. Normalmente non crediamo in partenza a nessuno perché così almeno non ci... Beh, un po' di diffidenza in questo ambiente è meglio averla perché no, effettivamente... Noi gli diamo la massima fiducia, non ci facciamo aspettative noi perché tanto... Sì, no, capisco perfettamente. Il discorso è, spera nel meglio ma preparati al peggio. Al peggio, esatto. Perché in genere è così. Poi... No, ma sono assolutamente d'accordo. Cioè, difficoltà pratiche proprio quali sono, a parte il discorso di personaggi? Che altre difficoltà avete trovato in questo cammino che vi ricordate, che potete dire cazzarola se succedesse di nuovo? Non abbiamo mai fatto come i Muse, che abbiamo rotto tutta l'attrezzatura e siamo stati fermi un anno per ricomprarla. Però, all'epoca lo sapevi questo aneddoto? No, non lo sapevo. News hanno in un concerto hanno spaccato tutta l'attrezzatura e non erano ancora nessuno e sono stati fermi un anno per ricomprarsela. No. Sono fantastici. Sono veramente fantastici. Però... meglio che non lo suggerisca al mio chitarrista che si è appena fatto la chitarra nuova. No. Io e lui abbiamo un accordo in merito. Io e il mio buon amico Scana, nonché autore dei nostri testi, abbiamo deciso che, vabbè, palchi da migliaia di persone li abbiamo già fatti, no? Però stiamo aspettando il palco da almeno 10.000 persone solo per noi. Urca. Ecco, se dovesse succedere qualcosa del genere, cioè che 10.000 cristiani, poveretti, pagano un biglietto per vedere noi, allora io e lui abbiamo deciso che io spacco la Diavoletto e lui spacca il Fender Jet Bus. È impegnativa come affermazione questa, eh? È molto impegnativa. Testimoni noi, c'è un patto. C'è un patto da tanto tempo ormai, da prima ancora. Perché sai che non capiterà mai. No, più che altro perché quando arriverà a quel punto lì saranno pienamente consapevoli che uno dietro c'è Rickenbacker che l'aspetta. Questo sarà Les Paul nuova di palla, custom shop. No, intanto chi cazzo se ne frega, me la potrei dire. C'è da dire che stiamo trovando gli escamotage col tempo, perché prima erano
quando facciamo un concerto da 10.000 persone, poi abbiamo fatto Radio Bruno, ce n'era 25.000, ha detto vabbè, però quando facciamo 10.000 solo, da soli, ecco, no, specifichiamo 10.000 persone paganti, paganti, adesso è già cambiato, piano piano ci ogni volta c'è lo step superiore, no, si alza l'asticella intanto, perché è un teorema in evoluzione. Io la mia diavoletta ti voglio bene, carta, non la voglio rompere, porca miseria. Ma comunque a proposito di live è anche difficile trovarne, ecco, è vero. Sì, beh, questo è uno scoglio che conosco molto bene. Di difficoltà. E più che altro, guardate, ne parlavamo una settimana fa. Abbiamo fatto una trasmissione, sempre qui Italian Pie naturalmente, molto polemica la domenica scorsa. Chi ci ha ascoltato, e sono intervenuti in tantissimi da casa, veramente avevamo la chat piena di gente che dava opinione in merito. E parlavamo proprio di questo, parlavamo insomma della difficoltà che c'è oggi di trovare anche personaggi che vogliano credere nella musica, che vogliono investire anche, perché quando si parla di fare dei live, non sono solamente i musicisti che devono investire tempo, denaro, eccetera, voglia, creatività, ci deve essere anche qualcuno che ci crede e voglia fare la sua parte, e parlo tanto di locali privati quanto di settore pubblico, e se ne vede sempre meno. Esatto. E poi, quantomeno locali che vengono creati per questo, cioè non locali basta che sia, capito, che c'è. Esatto, ultimamente cercano di farli anche nei bar fondamentalmente, però dove c'è un karaoke o prendono il primo che capita che va lì, cioè locali improntati sul live, sulla musica live. Poi c'è la distinzione. Aspetta, vieni qua che sennò poi non ti senti nessuno. Poi c'è la distinzione tra cover, beh, dopo c'è locali che possono esatto, cover, solo le cover e tribute. Però esatto. Comunque a me va bene. E tutti anche noi che facciamo quello, pezzi inediti non è facile. A me va bene, fondamentalmente, se ci fossero dei gestori dei locali che buttano sul loro locale con l'idea di coltivarsi una clientela che vada lì per sentire la band che suona, ecco, quello sarebbe. Invece adesso ci sono dei locali che creano e poi prendono la musica per farla sottofondo. Esatto. E sono quelli che ti chiedono quanta gente mi porti? Discorso della settimana scorsa. Ma perché c'è anche una pagina su Facebook dove penso che siano tutti iscritti. Guarda, le ti ho messo 3-4 mi piace proprio sì, oggi, tra l'altro, sulla una discussione che c'era su quella pagina. Bene, eri tu? Sì, ero io. A cazzo. Cioè, che Tommy Civieri ti ha così, a cazzo, è lui. Sì, sono penso io. Un po'. E alcune delle testimonianze che ho letto qui in diretta una settimana fa provenivano proprio da quel sito, da quella provenivano Facebook. Da lì. Beh, veramente una pagina che a me piace. Sì, perché vedi anche diverse testimonianze. Poi ho visto anche gente forse un po' troppo intransigente, sì, per certi versi. Io credo che ci voglia un po' di equilibrio. La virtù sta nel giusto mezzo. Esattamente. Cioè, io capisco perfettamente e sono pienamente, cioè sono iscritto anch'io, un motivo c'è. Uh-huh. Perché mi sono rotto anch'io un pochino i cocones di sentirmi dire sì, a ok, me. Mi dica? Qui mi dicono di fare una maglietta più locali, più band. Ah, bello, sponsorizzata da Italian Pie, cioè con lo stemma dietro, non sarebbe una cattiva idea, suggerimento molto valido. No, dicevo, mi sono anche un po' rotto un po' i cocones di sentirmi dire, ma A, quanta gente mi porti, B, poi, A, non pretenderei mica di essere pagato. Ma perfetto. Oppure, beh dai, a fine serata vediamo, se c'era gente. Se c'è gente ti do qualcosa. Allora io faccio, beh, allora dammi una birra, se mi piace te la pago. Esattamente, praticamente. Intanto la bevo. Poi dopo vediamo, se mi è piaciuta te la pago, no? Mi scusami, sembra. Dos des. O poi mi metto anche nei panni dei locali, perché poi l'Italia è conosciuta per la sua burocrazia molto snella. Mamma mia, sì, no, allora la settimana scorsa io prendevo anche un pochino, e lì parlavo di intransigenza, io mi metto anche nei panni di locali che cercano di investire quanto più possono, come meglio riescono, si può dire, non siamo a Londra purtroppo, in un po' di musica dal vivo. Però io mi rendo anche conto che non è solo colpa loro se poi questi discorsi vengono fuori. Io vorrei che anche il pubblico si muovesse di più, perché io che frequento i locali dove si fa musica dal vivo vedo sempre meno gente. Ed è chiaro poi che il locale che si fa due conti in tasca comincia a dire cazzo, però non mi tira più qua? E non quello che sta in mezzo alle gambe, ma non mi tira più il pubblico. Quello fortunatamente, nonostante i miei 37 anni, mi tira ancora bene. Dichiarazioni forti qui. Ecco, vedi, è arrivata Elena. È arrivata Elena, che è la conduttrice più di Sex and the Sound. E, quando arrivi tu, mi saltano sempre fuori i discorsi sul pisello. È incredibile. Cioè,
Mi cadi sull'uccello. Come disse il buon Mike. Come disse il buon Mike. Mi cadi sull'uccello. Piccola bambina, mi sei caduta proprio sul pisello. Signora Grotti, signora Grotti, mi è caduta proprio sull'uccello, guardi. No, non si può dire. Non si può dire uccello. No, uccello volatile. Ah. Volatile, volatile. Quello intendevo. Non termini scurili. Ma perché mi prendete sempre per una persona volgare? Io. Quando mai? È questo di pelle, l'occhiale nero, sei un cattivo ragazzo. Guarda che oggi sono vestito anche elegante. Perché ti conosciamo. Te mi devi vedere qua in certi contesti, poi ti metti a ridere. No, questo discorso comunque ci torniamo dopo perché ci tengo molto. Io direi di fare sentire un'altra proposta che vi lanciamo, perché cerchiamo spesso di parlare anche alle nuove generazioni. Il blues di prima... Ne hanno tanto bisogno. Che ne hanno veramente bisogno. Poi abbiamo qualche eccezione, grazie al cielo. Sto facendo un complimento. Posso? Oh, abbiamo qualche eccezione che di buona musica ne sa. Qualcun altro invece un po' meno. Invece, dato che le nuove generazioni ascoltano certi generi, questa sera ho deciso di mandare un pezzo pop punk che sta prendendo molto comunque, soprattutto in America, comunque come genere, ma anche qui in Italia abbiamo avuto anche degli ospiti, ricordiamo i Summer of Oxys, che sono stati ospiti da noi alla fine della scorsa stagione. Posso dare un link dopo, visto che si parla di queste cose? Assolutamente sì. Ok. Dopo? Dopo? Ok. Intanto, per parlare allo stomaco dei ragazzi più giovani, mando i City Lights con Promises. Check it out. Volevi smarchettarci qualcosa, no, mi dicevi in fuori onda. Guarda, stavo per dirvi che se andate, aprite intanto un blocco note adesso perché il resto dovete ascoltare noi, dopo andate su questo link e andate su YouTube e cercate Dirty Loops, ok? Yes. Dirty Loops. Dirty Loops. Okay? Dirty. E ce n'hanno tantissime, fanno cover, però fanno anche musica loro. Ok. E andate, non so, provate quello di Justin Bieber, Baby, rifatta da loro. E poi mi sapete dire. Spacca il culo. Il deretano, per usare un termine un po' esatto, più... Esatto, veramente eccezionali. Ma perché poi ti lancio lì una roba, perché noi, ecco, vedi, forse non siamo noi troppo radicati al passato. Basta, così, te la metto lì, poi dopo mi rispondi te. Io ho appena dato una news. Io ti ho lanciato, vedi, l'argomento. Poi dopo me lo dici tu. Beh, io sicuramente sono radicato al passato perché io ormai sei vecchio. Ho le lune dietro le mie spalle. No, quindi... io sono ancora in crisi post compleanno, cioè li ho compiuti da poco, quindi mi sto trascinando dietro ancora il fardello dei 36. Sette. È un interrogativo curioso, no? E sono talmente vecchio rincoglionito che qualche giorno prima parlando Hai festeggiato qualche giorno prima? Sì, a parte quello che mi hanno fatto la festa qualche giorno prima, perché non è bello da dire in radio. Hanno fatto la festa qualche giorno prima? Sì, mi ha fatto proprio la festa. E al di là di quello, poi io ero convinto di cioè sono talmente rincoglionito che pensavo di comprarne 38. Vedi, mia morosa che mi guarda e mi fa: sai contare? Rosa, quella che ha messo la foto prima. Ah, quella del pigiamino. Rosa. Scusate, piccolo messaggio personale. Amò, me la paghi. Carissima. Te lo posso giurare. Non ti passa più. Ok. Sta affilando qualcosa qua da noi, non vi dico cosa. Ecco. Torniamo a noi. Andiamo a guardare al panorama italiano. Se non locale, cosa vedete attorno a voi? Cioè, voglio dire, il movimento che vedete dei vostri colleghi, possiamo dire, negli ultimi anni, qui nei dintorni, ma anche fuori, con chi avete comunque, con le persone con cui avete condiviso il palco, con le quali avete collaborato, magari per dei concerti, per degli eventi, più band, diversità di generi, stili, una cosa che ho notato fra tutte è che c'è tanta voglia di fare e poco spazio per fare. Quindi è una cosa che accomuna, un filo che lega tutte le band che abbiamo conosciuto fino adesso.
c'è tanta tanta voglia di fare, di suonare, di proporre, di ma di fare anche insieme proprio tra band, perché sì, anche c'è fare successo molte volte che magari dai vi chiamiamo qua a suonare, allora voi invece il locale che da voi, dai venite anche voi, insomma abbiamo suonato anche insieme e secondo me questa è la cosa poi più importante, perché dove sono loro conoscono anche noi, dove siamo noi. Esatto, questa è una cosa che stiamo cercando di smarchettare anche noi da un po' di tempo, cioè la collaborazione, che secondo me in un momento un po' buio, appunto, dove dicevamo che è difficile, gli spazi sono sempre meno e molto spesso anche quegli spazi non ti offrono neanche delle condizioni adeguate per poter accettare il minimo sindacale per lavorare. Sì, veramente, io ho sentito cose veramente imbarazzanti, ma anche in prima persona, non solo per le testimonianze di cui parlavamo prima. Io stesso, quando vado a proporre in giro quello che faccio, mi sento fare delle proposte al limite del ridicolo, fondamentalmente. Quello che cerchiamo di far passare è proprio questo, no? Che se ci diamo anche un pochino una mano, no? Anche a collaborare. Io ad esempio è da un po' di tempo che sto portando avanti una politica tra band veramente emergenti come può essere la mia, ma anche altre. Facciamo le serate, 2, 3, 4 gruppi, suoniamo un po' meno, suoniamo tutti. Però ci dividiamo il pubblico, magari chi segue un gruppo poi magari gli piace anche quello che viene subito dopo. E quindi cerchiamo di scambiarci magari non solamente le date, appunto, ma la gente che ci viene a sentire. E io comunque, penso che oggi Tommy qui è scattata la super polemica in chat del tipo dove sempre questo Jake McAllister dice sì, ma dove le trovate le band per fare degli scambi? E di conseguenza non si trovano, perché se tu fai un genere classico tra quelli che allora i locali ti vogliono, se vuoi essere qualcosa di più sperimentale non ti vuole nessuno. E anche quello bisogna trovare, no, è vero, dipende dal circuito poi che tu vuoi andare ad affrontare. È chiaro che ad esempio parlando della zona di Ferrara, che è quella dove fondamentalmente suoniamo noi, no? Dove effettivamente certi generi vanno per la maggiore. Negli ultimi 10 anni a Ferrara io ho notato un'ondata metal, ad esempio. E derivati, soprattutto. Metal e derivati del metal, perché non è più neanche il metal classico. Esatto, e sono molti metalcore, post-punk, tutti questi generi qua che post-grunge anche. Comunque cose molto pesanti. Personalmente vorrei approfondire, cioè vorrei avere il tempo di approfondirle un po' di più questi generi qua, perché mi interessano un po' capire tutti questi sottogeneri, questa sottocultura del metal. Ti dico, noi abbiamo avuto moltissimi ospiti nella scorsa stagione, ma anche in questa, che provenivano proprio da quegli ambienti. Nomi, visto che ci riagganciamo al allora, fatto di come trovo, guarda, questo. Tra gli ospiti che abbiamo avuto qua, io ti posso consigliare due band che a me sono piaciute tantissime, non sono del mio genere, però le ascolto volentieri, le ho sentite anche dal vivo, i Fall of Fame, Fall ad esempio. Fame. Fall of Fame e Fame. Fall of Fame. Fall of Fame e i Rebirth of Enora, ad esempio, per fare due nomi a caso. Io non li conosco e quindi li ascolterò, perché è una cosa che voglio approfondire come cultura personale. Te li consiglio, perché a prescindere poi dal genere che uno può ascoltare di più o di meno, io cerco di premiare la qualità. Cioè, ovvero, non mi interessa che genere fai, l'importante è che secondo me lo fai bene. Idem, uguale, stessa cosa. Da Beethoven ai Cradle of Filth, cioè proprio... Esattamente. A 360 gradi, però cerco di livellare la qualità. Esatto. Soprattutto poi negli ospiti che cerco di portare in trasmissione. Cioè, non punto tanto su un genere, ma su come lo fanno, fondamentalmente. Questo mi interessa e sono contenti anche i nostri ospiti, perché se chiamo qualcuno qua vuol dire che lo ritengo un prodotto di qualità. Quindi, ecco, noi siamo stanchi di questo, di essere ritenuti un prodotto. Beh, è un modo di dire, naturalmente. È chiaro che io sono il primo a dire che poi non confondiamo le carte in tavola. Ricordatevi sempre che dietro ai prodotti discografici alla fine ci sono delle persone. Questo molto spesso se lo dimentica il music business. Poi siamo anche stanchi di essere apprezzati solo perché siamo belli. Noi vorremmo essere apprezzati. Sì. Questo è la nostra croce. Esatto. Ce la portiamo dietro. La prossima volta prendetemi una cantante Raki almeno, cioè, così almeno, perché con lei non avete storia poi, cioè, passerete sempre in secondo piano. Solo tanto per dirtene una di quelli della sul quanta gente mi porti, c'era quella che diceva solo perché sono belle, solo perché, ma vaffanculo, noi avremmo smesso di suonare da anni se fosse Davide, adesso ho capito perché non ho pubblico io. Che devo fare? Lifting, non c'è niente da fare. Però il profilo, magari di qua. Va bene. Faccio caha.
come direbbero in Toscana, faccio cacao. Con le donne faccio cacao, come direbbe Frankie Harper che salutiamo. No, faccio cacao il calciatore. Ah, cioè, fai cacao, faccio, beh, faccio allora cacao. Beato te. Basta. Ok, basta, direi che diamo la parola alla musica e direi di presentarvi un prodotto che ho voluto, anche questo è un prodotto, un personaggio, un artista che ho lanciato la settimana scorsa in trasmissione, mi andava di mandarlo anche oggi. Sentiamolo. Perché io lo ritengo molto bravo, lui è di Verona e è un cantautore con radici jazz e nel soul, però fa di tutto un po', possiamo dire. Lui è Beppe Lante con Blues in Fa minore. Vai. Allora, come si può evincere anche dalla nostra sigla iniziale che abbiamo mandato prima di partire, di cui ringraziamo anche il nostro Davide Manservisi che se ne è occupato un po' di settimane fa, noi parliamo della musica di ieri, di oggi, ma anche di quella di domani, che è quella dove vorremmo prima o poi arrivare. Cioè, noi cerchiamo di far sentire delle cose che un domani speriamo... perché noi mandiamo quello che ci piace, perché non c'è nessuno, come dico sempre io, che per fortuna purtroppo ci sponsorizza, ci foraggia e mi dà delle bustarelle per mandare quello che vogliono loro. Io qua mando quel cazzo che voglio io. Detto questo, voi, secondo voi, quali sono le caratteristiche che potrà avere la musica di domani? Un po' nel genere che fate voi, ma anche più in generale, visto il mainstream di oggi. Ho viste anche le realtà che ci stanno dietro e che non vengono così invece sponsorizzate. Come vedete, a parte Vagiva naturalmente. Aspetta, non ho capito bene la domanda. Cioè tu che immagine hai della musica di domani? Esattamente. Cioè, cosa ti aspetti dalla musica di domani? Una domanda difficilissima questa. È un terno al lotto, ma infatti qua bisogna sbizzarrirsi un pochino con la creatività, no? No, è una cazzata. Però sul mainstream sicuramente... canzoni di 2 minuti prossimamente, cioè, come i tempi del punk. Prossimamente saranno 2 minuti, già adesso saranno 3 minuti. C'ha ragione, perché se noi guardiamo storicamente, le canzoni andavano da quando non ti facevano mettere Nothing Else Matters o Stairway to Heaven perché erano tipo 13 minuti e te la tagliavano sugli 8. Vero? Okay, adesso te la tagliano sul 3. E fra 5 anni, se fai e poi un ti singolo, fanno la radio edit. Bravo, fanno radio edit. E fra 2 anni, se fai un pezzo di 2 minuti, è lungo. Lungo, taglia. Perché per loro la canzone è uno spazio che va inserito in un blocco. E dal blocco che occupa deve dare un ritorno economico. Esattamente. A seconda dello spazio che occupa. Quindi tu fai un pezzo di 2 minuti. Meglio, perché occupi meno spazio e quindi... E intanto poi ne mandi 4 di pubblicità, quindi fondamentalmente comunque ci siamo sì. Lì. Voi vedete la massa, quindi l'ascoltatore medio, quello generico, no? Quello che accende, come diciamo sempre noi, l'autoradio in macchina quando torna dal lavoro, per dirti, che comunque... questa massa la vedete più incline a una certa matrice popolare nostrana che comunque è rimasta nell'arco degli anni, anno dopo anno, Festival di Sanremo, eccetera eccetera, oppure vedete un sussulto di anche di orgoglio di qualcosa di nuovo che può venire fuori? Assolutamente vorrebbe venire fuori, però il problema è che comunque chi generalmente, vabbè, ci sono dei casi particolari, delle eccezioni, tipo i Rio, tipo sì. I Sonora, tipo lo stesso Ligabue, che ti danno una mano, cercano di dare una mano, di tendere un bastone a chi ha bisogno di... Però generalmente il principio, forse quello italiano, è che se sei su, cerchi di tenere giù gli altri. E questo è uno e dei... questo è un po' in tutti i campi, bisogna dalla politica esatto. Venendo in giù, credo. Non è solo il male della musica, infatti, sì, è un è po' vero. Dovunque, cioè gli arrivisti che nota che sei arrivato... Cioè i grandi vecchi che poi cercano di far emergere invece... Poi ovviamente nella nostra carriera abbiamo incontrato quelle che chiamiamo mosche bianche, tipo i Rio, che, certo. Tipo ovviamente i Sonora, tipo non so, Ligabue stesso, come ho già detto, che... si sono dimostrate persone fighissime che se possono darti una mano te la danno, e quindi ci sono queste eccezioni, però generalmente sì, la sono eccezioni di, apposta la voglia di c'è e poi dopo trovare chi ti aiuta ad andare là,
e in genere ti aiutano ad andare là, però là in quell'altro posto. Salute, amica. Viva! Salute! E vabbè, un po' di nomi me li hai già fatti, ma te lo chiedo, penso che mi farai più o meno. Aspetta, lo dico io. Abbiamo conosciuto recentemente i Carbonio 14. Ah, non li conosco. Stanno venendo su adesso, bravi, simpatici, bravi persone. Te li consiglio, Carbonio 14. Con la K, Carbonio. Ok. Tanta roba. Ecco, diciamo anche ai nostri ascoltatori di andarseli a cercare, perché io lo farò sicuramente. Sentiamo un attimino. Confesso la mia ignoranza, non li conoscevo. Bene, ma magari, perché no? Guarda, invitiamo ufficialmente, vediamo di contattarli e chissà. Stanno facendo cose belle ultimamente, stanno facendo... Abbiamo avuto un live con loro a Chiavica di Mordano, al Rock a tutta birra. E chi c'era anche quella? C'era Bancini, c'era Nathalie di X Factor. Beh, insomma, è stato veramente un piacere dividere il palco con questi ragazzi, con tutti in generale, con Bacini e quant'altro, però soprattutto con i Carbonio abbiamo legato particolarmente, perché sono dei ragazzi a balotta. Ma buona sapersi, è sempre bello anche per noi conoscere qualcosa sound, di nuovo, quindi spaccano bene, ma perché no? E artisti del panorama nazionale che vi piacciono particolarmente ultimamente nel periodo? Porca vintage! È stata stupenda. Qui al Festival Show c'erano anche i camaleonti. Fatto la foto scema, facciamo la foto, no? Vabbè. Con i vari personaggi. Arriva sto qua dei camaleonti, che è il numero uno. Io lo adoro, è il mio nuovo supereroe di tutti i tempi. Allora si mette qua, facciamo la foto, c'è i fotografi, chi è? Facciamo la foto col gruppo. Chi sono loro? Faceva Giva. Ci ha guardato, fa chi? È stato spettacolare. Fantastico. Sto vecchietto, capito? Dopo l'ho visto nel camerino in mutande, okay, con la testa fredda. Ma magari, dai, queste scene cerco di non pensarci, perché... Però c'è la foto su Facebook, se andate a vederla. Ok, dopo me la vado a cercare. Però nel panorama italiano attuale faccio veramente fatica. Sì. Sono davvero Samuele Bersani che dice... Bersani, anche se è in giro ormai da un bel po', 20 anni penso, ormai. Sì, Samuele Bersani 15, è un sacco. 20 anni. Però sì che... cioè le band soprattutto mancano, cioè una volta c'erano, è vero, basta pensare agli anni 70 anche. I Timoria, mamma mia, fantastici, primi 90, cioè, dove sono finiti i Misto Nocivo, ragazzi? E Misto Nocivo anche, che fine hanno fatto? Purtroppo è vero, una di quelle realtà. I Verdena, come si chiamano? Subsonica dal vivo spaccano veramente. Quella che ha fatto Subsonica li ho visti anche io dal vivo. Bravissimi. Subsonica li ho visti anche io dal vivo, fantastici. Uno di quei casi dove secondo me il disco non rende giustizia. Sì, si stanno un po' sedendo sui prodotti in studio, però hanno fatto delle robe che spaccano veramente per me. Ma questi che si fanno i cazzi loro, tanto, no? Quel gruppo, non mi ricordo come si chiama, il Nucleo. No. No, il Nucleo. Ha fatto il Nucleo, sì. Il Nucleo. Non era il Nucleo? No, Il Nucleo. Il Nucleo. Ah, ma tanto lei non sono un cazzo. Oggi non ne prende una. Porca miseria, che fine. Sedatela. No, dopo vedi, invece io adesso, vai, voglio lanciare la provocazione. Vai, sì, provocazione. No, posso permetterla, perché questa ragazza io la conosco da quando è piccola così, cioè, veramente. Quindi, cioè, ogni ieri. Tanto, beh, quasi. Io sono sempre stata quasi così, quindi... Ma va, sì, adesso posso permettermi di dirtelo, va. Vai. Ok, ce la possiamo fare. Io direi di sentirci un altro pezzo vostro, se ce lo volete presentare, perché io non ce l'ho in scaletta, dato che l'abbiamo deciso. Sciacallo, no? Sì, uno di quei pezzi dove odio il video, nel senso che ho avuto sabbia nella batteria per due settimane. È un bel rock. Il rock. Che a noi il rock ci piace. Ce lo mandiamo? A voi. Dai. Yeah. Che c'è stato e che credevo fosse. Non chiedo volti magici, non chiedo finti angeli. Mi giro e vedo un volto che mi guarda e spalla mi hanno.
Penultimo blocco prima della chiusura, vi faccio una bella domandina a bruciapelo, così smarchettiamo un altro po' di musica. In definitiva, no, che consigli volete dare fondamentalmente a coloro che stanno provando come voi a portare avanti, insomma, una carriera musicale che promette, che sta cominciando a promettere veramente bene? Che consigli andate all'estero. Beh, che è il consiglio che danno tantissimi, chissà come mai. No, qualche consiglio pratico che volete dare, oltre alla costanza, che impegno, costanza, determinazione, crederci. Rompere crederci le palle, trovare la qualità, che sia qualità e che non siano cose mediocri. Che sia roba che vi piace suonare. E divertitevi, perché tanto alla fine noi siamo sempre divertiti, siamo ancora qui. Che credo che sia la cosa più importante di tutto. Fatevi trasferti insieme con la schiuma nella vasca. No, questa qui è aneddoti riguardanti idromassaggio e utilizzo della schiuma nell'idromassaggio. Cioè, lei ha messo allora, il bagno schiuma nell'idromassaggio. Mi sa molto porno sta no, cosa. No, no, ti spiego. Cioè, no, assolutamente era vorrei dirlo, però è l'antiporno. L'antiporno. Finiamo di suonare live alle scimmie a Milano. Andiamo in albergo. 4 di mattina lei fa: faccio l'idromassaggio alle 4 di mattina. Va bene, fai l'idromassaggio, va a farti il suo idromassaggio. E Dani, in sottofondo. Aspetta. Metti poi. Quindi no. È anche avvisata, quindi sì, non c'è neanche proprio. Cioè, in genere poi ci vanno i sali da bagno nell'idromassaggio, capito? Non ci va il bagno a schiuma. Lei cosa ha fatto? Proprio bagno schiuma. No. Concentrato. 10 minuti dopo. Aiuto. Oh mio Dio. Si era trasformato in un cannolo gigante di schiuma. Noi quattro con le mani a prendere la schiuma che trabordava e metterla nel lavandino. Un bagno distrutto. Ridurre i danni. Scene di vita vissuta durante le trasferte live. Tra l'altro, se posso, cercate su YouTube. C'è il backstage. Vasciva backstage. Cioè, ci sono le immagini dei nostri backstage. Anche del cannolo gigante. No, quello no. Purtroppo di quell'evento le cose migliori non le mettete. Abbiamo fatto proprio per quell'occasione un video di pre e post live, cioè di quello che succede prima e quello che succede dopo. Di quello che succede dopo c'erano 20 minuti di girato andati in onda 1 minuto e 30. Purtroppo. Peccato. Scene veramente toccanti. Con un Dani delirante. E Dani che l'ho dovuto sottotitolare perché straparlava sotto i fumi dell'alcol, non si sapeva cosa stava dicendo. Siamo a posto. Sentite ragazzi, prima di salutarvi vi voglio smarchettare l'ultimo prodotto. Sì. Parlavamo di qualcosa di nuovo. Ecco, questa cosa che manderò adesso la trovo piuttosto interessante. A voi poi l'opinione o il pignone a scelta. Io che sono un po' un pignone al culo. No, loro sono. Cos'è il pignone? Dopo te lo spiego. Dopo ti facciamo un disegno, uno schifo. Dopo te lo spiego. Te lo spiego quando siamo fuori onda. Perché penso che non si possa. Soulsiders featuring Giuliano Vozzella. Io so che c'è qualcuno online che apprezzerà molto. Check it out. Yeah. E vi ringrazio di essere stati qua con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Piacere nostro. È stato bellissimo avervi qua. E poi ci rivedremo sicuramente in giro. Magari adesso stiamo valutando anche se fare delle esterne con Italian Pie per l'inverno. Così magari ci presenteremo. A sorpresa. No, sorpresa no. Magari concorderemo la cosa un pochino prima. Magari verremo anche da voi. Dai. Ci piacerebbe veramente. Sarà prove però. Tanto, nella tanto, nicchia. Tanto. Sarebbe una nel bella cuvo, cosa. Anche, perché no? Nella perché stupidità. No? ogni tanto qualcuna. Una stasera l'ha presa. Dai, questa l'ha presa. Questa oh. Yeah. Allora, ringraziamo anche i nostri partner che sono Solo Republic, Tonino Lamborghini Energy Drink, di cui abbiamo usufruito durante questa sera. Ottima. Webare.it.
Snap Bologna Snap Guide, ricordiamo, e abbiamo già dato i coupon ai nostri amici, che tutti i musicisti e le band che sono ospiti di C100 Web TV hanno diritto a uno sconto del 15% sulle registrazioni registrate presso l'Over Studio Recording di 100. Vi diamo appuntamento a domenica prossima con Italian Pie, Tommy Civieri, Davide Masservisi, Nico Cantori, e ci vediamo domenica. Grazie, ciao, a Ivasiva. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ragazzi.